Il bail-in arriva in Europa. Abbiamo parlato nella prima parte di questa chiacchierata di come il bail-in sia nato negli Stati Uniti a seguito del fallimento della Lehman Brothers, di come sia stato applicato alla Washington Mutual e di come abbia dato un esito, disastroso. E abbia innescato un inizio di corsa agli sportelli, per cui fu rapidamente abbandonato dagli Stati Uniti in favore di un programma generalizzato di intervento della Fed a sostegno degli asset tossici delle banche che erano in sofferenza. Un programma che abbiamo detto si chiamò Trouble Asset Relief Program, un programma da 700 miliardi di dollari americani con cui la Fed intervenne direttamente a sanare gli asset tossici del sistema bancario americano, riuscendo a riportarlo in condizioni di operare tranquillamente, favorendo così la ripresa americana. A questo punto, come abbiamo già detto, il terremoto finanziario innescato dal fallimento della Lehman Brothers cominciò a spostarsi in Europa, a trasferirsi in Europa, perché molte erano le banche, diciamo che avevano investito in le banche europee che avevano investito in titoli tossici americani e che cominciarono a trovarsi in difficoltà, difficoltà molto pesanti perché gli investimenti in questi titoli tossici operati essenzialmente dalle banche tedesche, ma anche dalle banche britanniche erano veramente ingenti e costituivano un problema di dimensioni eccezionali. Quale fu l'atteggiamento dell'Europa? Ci si pose l'interrogativo se era giusto salvare l'Europa. Se era giusto salvare le banche, perché salvare le banche significava salvare l'Europa, usando soldi pubblici, la risposta fu che era opportuno evitare i crack bancari, vista la crisi finanziaria che già era stata innescata dalla Lehman Brothers, per cui in sostanza le risposte dell'Europa alle domande se intervenire salvando le banche con soldi pubblici furono risposte affermative e ci furono evidentemente degli scostamenti da quella che si poteva pensare essere la filosofia legata al liberismo imperante in Europa. In sostanza, il salvataggio delle banche europee fu affidato ai singoli stati che trasferirono a debito pubblico l'importo delle cifre che venivano stanziate per salvare le banche private. E quindi ci fu un aumento importantissimo delle spese degli stati condotte naturalmente in deficit e quindi i bilanci delle
delle amministrazioni statali degli stati europei andarono in deficit perché trasferirono a bilancio i salvataggi delle banche. E nel periodo tra l'inizio del 2008 e la fine del 2012, ad esempio, i maggiori paesi europei hanno usato una quantità enorme di denaro per tenere in piedi i rispettivi sistemi finanziari. La Banca Centrale Europea poi interveniva direttamente in un modo che vedremo. I salvataggi in sostanza furono operati dagli stati, ciascuno per conto proprio, e sono numeri che fanno impressione. Ad esempio, tanto per dire, la Gran Bretagna mise a disposizione un piano di finanziamento delle proprie banche di circa 900 miliardi, poi ne impiegò effettivamente 300. Poi dopo la Gran Bretagna ci fu la Germania della Merkel, che in 4 anni stanziò circa 650 miliardi e ne usò circa 250, che sono una cifra enorme, perché 250 miliardi di euro sono qualcosa che è pari a più o meno al 10% del PIL tedesco. Quindi le banche tedesche erano evidentemente in una crisi gravissima, affrontarono la crisi finanziaria del dopo Lehman Brothers in una situazione di gravissima difficoltà, perché c'erano i buchi di bilancio causati da investimenti appunto nei derivati, nei titoli derivati, nei titoli tossici di origine americana. Poi c'era l'endemica debolezza del sistema delle casse di risparmio tedesche, nelle quali la politica la fa sempre da padrone, quindi l'inefficienza è il connotato principale. E poi c'erano gli investimenti effettuati nei titoli greci, che avevano perso nel frattempo una quota importante del loro valore. E quindi i tedeschi furono tra i più solerti interventisti in fatto di salvataggio delle banche private con il denaro pubblico che venne trasferito a debito dello Stato. Ma questa operazione di salvataggio fu condotta un po' da quasi tutti i paesi europei, e i relativi costi furono tutti quanti trasferiti a carico dei debiti sovrani, dei debiti pubblici. Quindi ci fu una stagione durata 4-5 anni in cui il sistema bancario europeo, che era molto compromesso, fu salvato attraverso gli interventi degli stati. E qual era la situazione dell'Italia? La situazione dell'Italia era che, diciamo, il nostro sistema bancario, guarda un po', era effettivamente abbastanza solido se comparato, ad esempio, con quella di altri stati, come abbiamo detto, come la Gran Bretagna, come la Germania, perché il nostro sistema bancario non si era troppo esposto, anzi quasi per niente, non si era esposto ai titoli tossici americani, ai derivati di provenienza subprime. Ne
non si era impegnato in prestiti verso la Grecia o verso la Spagna, per cui in definitiva in quegli anni l'Italia non intervenne se non nei confronti del Monte dei Paschi con un prestito che poi fu restituito, non intervenne in modo massiccio, anzi, non intervenne quasi nei confronti del proprio sistema bancario e non dovette aumentare il proprio debito pubblico a seguito appunto dell'intervento verso il settore bancario. E l'Italia, che era molto esposta quindi sul fronte del debito pubblico, che era forse dopo la Grecia il paese che più veniva monitorato per quanto concerneva l'andamento del debito pubblico, non intervenne perché essenzialmente non ne aveva bisogno per quanto concerne la presenza di titoli tossici all'interno delle banche italiane, che non ce n'erano. E quindi non aumentò il proprio debito pubblico e naturalmente non intervenne neanche per cercare di migliorare la condizione del sistema bancario italiano per quanto si riferisce alle sofferenze bancarie, i crediti incagliati, che viceversa stavano cominciando a lievitare dal 2008 in poi. Quindi da una parte il nostro sistema bancario era solido nei confronti dei titoli tossici, dall'altro era debole nei confronti di quello che si profilava sarebbe diventato un problema nel futuro, e cioè quello delle sofferenze bancarie verso il mondo privato, l'imprenditoria italiana, i consumi italiani, i prestiti ai consumatori, eccetera. Essenzialmente comunque i prestiti alle imprese. L'Italia non fece nessun salvataggio pubblico, essenzialmente perché non ce n'era bisogno da una parte, perché ancora il problema delle sofferenze bancarie non era venuto a maturazione dall'altra, e conseguentemente questo permise ai nostri governanti di affermare che il nostro sistema bancario era solido, ed anzi l'Italia poté partecipare a pieno titolo alla Costituzione del meccanismo di stabilità europeo, il MES, il famigerato MES, in inglese European Stability Mechanism, e l'Italia successivamente ci ha infilato una porzione di denaro corrispondente al 63 a 63 miliardi di euro, che naturalmente è andata a carico del suo debito pubblico. Intanto, dunque, a questo punto possiamo dire che allora, in generale, i paesi europei avevano eseguito dei salvataggi statali sulle loro banche. L'Italia non ne aveva eseguiti in sostanza perché non ne aveva bisogno e perché aveva cercato di tamponare invece il problema nascente delle sofferenze bancarie, consigliando al sistema bancario italiano di aumentare la patrimonializzazione attraverso l'emissione di obbligazioni e tra queste magari anche obbligazioni subordinate. Quindi il sistema italiano non era andato negli anni tra il 2008 e il 2013, non era andato ad aggravare da questo punto di vista il debito pubblico. Ma diciamo che appunto negli anni, a partire dal 2008, inizia il problema delle sofferenze, perché c'è l'arrivo della crisi dagli Stati Uniti, che prima è finanziaria, poi si trasferisce al mondo reale. L'Italia
tra il 2008 e il 2009 ha una caduta della produzione industriale di circa il 25%, una botta spaventosa che non si registra nella storia d'Italia, dopo un leggero recupero tra il 2009-2010 e più o meno la fine del 2011, inizia in Europa nel 2011, verso la fine del 2011, con l'arrivo di Monti, inizia in Europa, in particolar modo in Italia, il periodo dell'austerità, l'era dell'austerità. L'austerità nasce in Europa come conseguenza della crisi greca che si manifesta in tutta la sua evidenza a partire più o meno dal 2010. Si scopre che i conti pubblici greci sono stati taroccati negli anni per consentire alla Grecia di entrare nell'euro. La Grecia non aveva la capacità di rispettare i parametri per entrare nell'euro, i conti sono stati taroccati, tutti sapevano, tutti hanno fatto finta di niente finché la questione del debito greco comincia a porsi in tutta la sua evidenza. La crisi greca cosa determina? Determina l'effetto contagio. Cominciano a perdere di valore i bond greci, i titoli del debito pubblico greco cominciano a perdere valore sui mercati e chi detiene i titoli del debito pubblico greco si vede costretto a portare nei bilanci delle perdite ingenti. E quindi che succede? Che l'effetto contagio fa sì che gli investitori di tutto il mondo guardino ai titoli del debito pubblico degli stati europei più esposti come titoli pericolosi, come titoli non dico tossici, ma potenzialmente molto pericolosi. E quindi naturalmente l'Italia ed anche la Spagna e altri titoli del debito, l'Irlanda, il Portogallo, eccetera, subiscono dei contraccolpi durissimi, gli spread salgono rispetto ai titoli tedeschi che sono considerati garantiti, sicuri, eccetera. Quindi anche in un periodo in cui i debiti pubblici degli stati europei in generale erano andati migliorando, come nel periodo che va sostanzialmente dal 2000 al 2007-2008, successivamente a seguito degli interventi pubblici degli stati sui sistemi bancari nazionali per salvare i sistemi bancari nazionali a carico del debito pubblico, sia anche per la deflagrazione dovuta al problema greco. In generale, tutti i titoli del debito pubblico europei furono sottoposti a pressione, a forte pressione, con aumento degli spread, e quindi si profilò il rischio che si potesse arrivare a condizioni di pericolo legate al debito pubblico, quando in effetti dal punto di vista dell'economia reale il debito pubblico non era il responsabile della crisi, era andato migliorando negli anni precedenti la crisi, era il debito privato in sostanza che aveva creato le condizioni, il debito bancario, il debito privato che aveva creato le condizioni per guardare al debito pubblico come se fosse in prospettiva una possibile sorgente di ulteriori problemi, di fallimenti, di possibili default, eccetera. Quindi, in
in Europa utilizzando in parte per esigenze effettive di controllo dei debiti pubblici, utilizzando le politiche di austerità, in parte per tenere a freno appunto l'entità dei debiti pubblici, in parte perché le politiche di austerità determinano uno spostamento a vantaggio del capitale, della quota di suddivisione dei redditi tra lavoro e capitale. Per queste ragioni, diciamo, si diffuse la dottrina, la filosofia dell'austerità, che cominciò ad informare le politiche di tutti gli stati europei ed in particolar modo le politiche degli stati più esposti, cioè ad esempio l'Italia. Per cui, dopo che la produzione industriale italiana aveva recuperato con l'ultima parte del governo Berlusconi, circa la metà del crollo che aveva subito tra il 2008 e il 2009, con l'arrivo di Monti si ripiombò sui minimi del 2009, la produzione industriale tornò ai minimi, al valore di 90 dell'indice della produzione industriale che rappresentava il minimo. E ripresero i fallimenti delle imprese, i fallimenti generalizzati degli esercizi, intere filiere che fallivano, austerità, disoccupazione e nell'economia reale. E queste sofferenze che nascono nell'economia reale e non nell'economia finanziaria cominciano ad intaccare anche la solidità delle banche italiane, perché, ripeto, le banche italiane non erano esposte finanziariamente come le banche tedesche, come le banche britanniche, come le banche austriache, come le banche francesi. Le banche italiane erano dal punto di vista finanziario piuttosto pulite, nel senso che non erano coinvolte in questioni, in titoli tossici, e la situazione del Monte dei Paschi, che costituiva un'eccezione, era legato, diciamo, la situazione disastrosa del Monte dei Paschi era legata piuttosto a pratiche speculative del tutto indebite, piuttosto che a, diciamo, una esposizione verso titoli tossici di provenienza americana o greca. Fatto sta che, nonostante questa solidità verso il lato finanziario, le banche italiane sono esposte verso il lato commerciale, quindi iniziano le sofferenze bancarie perché i crediti non rientrano, le imprese falliscono, i soldi non rientrano e quindi le sofferenze vanno avanti, aumentano, e la crisi, invece di essere ciclica, è questa volta permanente, e quindi a fallimenti si aggiungono fallimenti, e in sostanza i bilanci delle banche si appesantiscono sempre di più, si appesantiscono ulteriormente di queste sofferenze, e finché si arriva al fallimento di Banca Etruria, della Cassa di Risparmio di Ferrara, di quella di Chieti, di quella delle Marche, nonché della Cassa di Risparmio di Teramo.
E questi fallimenti sono l'epilogo di un periodo in cui sono le sofferenze bancarie del mondo dell'economia reale che si trasmettono alle banche. Naturalmente le banche sono delle organizzazioni che offrono l'opportunità di fare sparire i soldi, sono le organizzazioni che offrono il destro alle persone disoneste di far meglio sparire i quattrini dei depositanti, sono quasi, quasi un sistema legale per far sparire i soldi. Intorno alle banche si muovono avventurieri, finanzieri spregiudicati, comitati d'affari. Le banche servono a far girare il denaro verso gli amici, verso gli amici degli amici, verso operazioni di finanziamento molto discutibili per favorire eventualmente la politica, per favorire le lobby. E in sostanza, le banche servono ad indirizzare il denaro che altre persone vi hanno depositato in buona fede, verso investimenti del tutto inefficienti. Quindi spesso nelle banche si sovrappongono i sistemi, i fenomeni di una soffer di sofferenze che nascono dal mondo dell'impresa alle sofferenze che nascono dal mondo del malaffare, in sostanza. Quando le banche falliscono, ci può essere che i due problemi si sovrappongono, cioè che le sofferenze da austerità e le sofferenze da malaffare si combinano per produrre il fallimento delle banche. Insomma, talvolta le banche possono fallire soltanto perché è il malaffare che le ha trascinate al fallimento. Ed infatti spesso quando una banca fallisce, il suo fallimento è accompagnato da suicidi, tra virgolette, perché ogni crack bancario ha dei suicidi, come ad esempio ci ha insegnato la storia del Banco Ambrosiano, come ci ha insegnato la storia del Monte dei Paschi di Siena, perché quando qualche cittadino si fa avanti a denunciare l'amministrazione delle banche, evidentemente inizia un processo di ricerca della verità, e a questo punto, pur di non far parlare le persone che potrebbero parlare, spesso avvengono dei suicidi, tra virgolette, insomma, perché le banche non sono come la corruzione del politico, che spesso è sotto gli occhi di tutti, che è più facile da portare in evidenza perché si tratta di denaro pubblico, perché è esposto al controllo del cittadino, del Parlamento, eccetera. Spesso la banca, che è un organismo privato, se è amministrata da amministratori disonesti, può produrre una distrazione dei fondi, una forte distrazione dei fondi per lungo tempo. Distrazione dei fondi, prestiti ad amici, malaffare. E questo fatto è più difficile da mettere in evidenza, da coinvolgere il cittadino, il quale tra l'altro non è informato, e spesso deve essere una denuncia di qualcuno dall'interno della banca che produce una interruzione del malaffare. D'altra parte, delle banche, che cosa possiamo dire? Che nonostante il fatto che periodicamente le banche siano andate in crisi,
appunto per questioni essenzialmente legate al malaffare, perché negli anni passati non abbiamo mai avuto, negli anni passati dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, non ci sono mai stati periodi di crisi così accentuati. Quindi i fallimenti delle banche erano in genere legati al malaffare o a investimenti particolarmente, diciamo, non convenzionali, ecco, tra virgolette, particolarmente azzardati. Comunque, nonostante si siano verificati, casi di fallimenti bancari dal dopoguerra, mai le banche italiane, ma neanche le banche europee hanno fatto dei default sulle obbligazioni e sui depositi. L'attività bancaria è vigilata e la sicurezza su un'attività vigilata non deve mai essere intaccata, perché altrimenti si perderebbe fiducia sulla capacità di vigilanza della Banca d'Italia. Un'attività vigilata deve essere garantita e i prestiti, cioè i depositi e le obbligazioni, sia le obbligazioni senior, cioè le obbligazioni normali, e in parte anche le obbligazioni subordinate, cioè le obbligazioni junior, non sono mai fallite, tranne qualche piccola eccezione per le obbligazioni junior, che poi vedremo. Perché non ci si può permettere il lusso che un'attività bancaria che è un'attività vigilata non sia credibile, non sia garantita. Si deve fare assolutamente in modo che obbligazioni e obbligazionisti e depositanti siano garantiti. E allora effettivamente nel corso della storia dell'Italia questo non è mai successo, e quando si è verificato, ad esempio, che ci fossero delle situazioni di crisi, anche negli altri paesi europei, gli stati hanno magari nazionalizzato le banche, ma non hanno mai prodotto dei default su obbligazioni e depositanti affinché non si diffondesse l'idea, la sensazione, la convinzione che il sistema bancario non fosse in qualche modo sicuro. E per i paesi che, diciamo, non erano in grado di condurre dei salvataggi delle banche post-crisi Lehman Brothers, come ad esempio l'Irlanda o la Grecia o il Portogallo, che non erano in grado di produrre dei salvataggi del loro sistema bancario con addebiti al debito pubblico. Che è successo in Europa? È intervenuto il MES, cioè il meccanismo di stabilità europeo, che è un meccanismo di finanziamento condizionale, e cioè che significa che i prestiti vengono concessi a fronte di condizioni, e le condizioni sono che arriva la Troica, e arriva la Troica, cioè la Commissione europea, la Banca Centrale e il Fondo Monetario Internazionale, impongono delle condizioni severissime, delle condizioni di grande austerità, e a fronte di queste condizioni finanziano la salvezza del sistema bancario, cioè la salvezza del debito privato, in sostanza, che viene garantito dai salvataggi statali.
Ecco, questa è la situazione degli stati, la situazione, la politica che è stata adottata dell'Europa, adottata dall'Europa fino a circa più o meno il 2013, una politica insomma in cui le banche sono state salvate dagli stati addebitando ai debiti pubblici. Fino a che questo paradigma, questa filosofia non è cambiata dopo che naturalmente i paesi più importanti, come ad esempio la Germania, no, non avevano salvato definitivamente, riportato in condizioni di stabilità il loro sistema bancario. Finché nel 2013, che cosa succede? Nel 2013 si arriva alla crisi di Cipro. Cipro, che è successo? Cipro è entrato da poco nell'Unione Monetaria Europea, quindi la sua valuta è diventata l'euro, quindi non ha più una valuta potenzialmente che potenzialmente si sarebbe potuta deprezzare in caso di difficoltà dell'economia dell'isola, e quindi diventa centro di afflusso di denaro di dubbia origine che proviene dagli oligarchi russi essenzialmente, e le banche cipriote si gonfiano proprio come tacchini di quattrini che emigrano dalla Russia e che arrivano nelle banche cipriote, e che le banche cipriote naturalmente in qualche modo debbono investire, perché questi quattrini che arrivano in qualche modo debbono essere remunerati, e quindi per far fruttare questo denaro che viene investito nelle banche cipriote, che cosa c'è di meglio se non l'idea di investire, di speculare sui bond greci? Questo succede, le banche cipriote si impegnano sui bond greci, subiscono poi delle fortissime perdite di valore, fino a che il Cipro si trova di fronte alla decisione di cosa fare, lasciar fallire le sue banche, oppure uscire dall'euro e salvarle con moneta locale, oppure farsi salvare dal MES e quindi dalla Troica. Cipro si trova di fronte a questa decisione, naturalmente non è libera di decidere, perché non sia mai che si permetta l'uscita di un paese dal bunker dell'euro, e nasce per la prima volta l'idea del bail-in. Tanto si tratta di oligarchi russi, essenzialmente di risparmiatori russi che hanno portato via del denaro, diciamo non molto pulito, di provenienza non molto regolare, e quindi si esegue un bel bail-in, cioè vengono azzerati i valori e i diritti delle azioni, delle obbligazioni junior e delle obbligazioni senior, cioè delle obbligazioni subordinate e delle obbligazioni normali, e naturalmente, nonostante questo bail-in, cioè nonostante le banche cipriote abbiano azzerato le loro passività verso chi aveva investito, compresi i correntisti naturalmente, nelle banche stesse, nonostante questo, la Troica deve comunque arrivare per mandare avanti il paese, e quindi ci si trova di fronte ad una situazione in cui si è avuto un primo impiego del bail-in a livello europeo, che non ha comunque evitato alla Troica di stendere il suo velo di
di protezione e quindi di austerità sull'isola di Cipro, che quindi inizia un periodo durissimo di sopravvivenza ai limiti della sopportazione. Ma dal punto di vista del bail-in è un successo perché tutti stanno zitti. Gli oligarchi russi stanno zitti, quindi tutto sembra funzionare e quindi andiamo avanti così, si pensa in Europa, perché subito dopo si affaccia un problema con la quarta banca olandese. L'Olanda ha quattro banche, di cui la quarta è la SNS, che si trova invischiata con con investimenti sbagliati nel settore degli immobili, e la banca si trova esposta a crediti che non rientrano. E che cosa fa il governo olandese, naturalmente in connessione con l'Europa? Decide di nazionalizzare la banca e contemporaneamente di fare un bel bail-in. E si tratta del secondo caso europeo sulle azioni e sulle obbligazioni subordinate. E a questo punto, dopo aver eseguito il bail-in sulle subordinate, il tesoro olandese si accorge che molte di queste subordinate sono in mano a dei pensionati, a dei vecchietti che contano naturalmente su questi loro risparmi per poter tirare a vivere. E allora gli olandesi decidono di ripagare queste obbligazioni subordinate in mano ai pensionati al 100%, lasciando invece fuori dal rimborso gli investitori che hanno investito con tagli minimi di 50.000 euro e superiori, che sono quasi tutti investitori esteri, e sono poi questi investitori esteri che appunto si prendono oltre agli azionisti naturalmente, che si prendono il peso totale di questo residuo di bail-in sulle subordinate. Ma che succede in Olanda? Scoppia per caso il caos? Scoppia per caso la corsa agli sportelli? No, tutti stanno zitti perché l'Olanda ha quattro banche, questa, la SNS, è stata appunto nazionalizzata, delle altre tre, due sono già nazionalizzate. E la quarta, la Rabobank, è la più solida, una delle più solide in Europa, e quindi a questo punto diciamo che tutti i risparmiatori olandesi, tutti i depositanti olandesi stanno in una botte di ferro. Quindi, in definitiva, anche questo bail-in è andato a buon fine, non si è scatenato il panico bancario. E quindi che succede? Che si comincia a pensare, ma non si potrebbe forse applicare il bail-in su tutta Europa? Potrebbe essere un'ottima soluzione per diminuire questo stock di debito che sta cominciando a montare successivamente, dopo che l'Europa aveva concluso la stagione dei salvataggi bancari delle banche che si erano esposte verso i titoli tossici americani o verso i titoli tossici greci. Incomincia nuovamente a montare il problema delle sofferenze bancarie legate all'austerità che fa fallire la parte commerciale dell'attività bancaria, cioè le imprese che non restituiscono, che non rientrano dei crediti, aprono delle falle nei sistemi bancari di tutta Europa e in particolar modo degli stati impegnati nell'austerità. Si comincia a valutare la possibilità di applicare il bail-in su vasta scala come sistema di riduzione del debito. Quindi si applica il metodo Juncker, cioè si comincia a parlare di bail-in per
vedere che l'effetto che fa, se le proteste non sono eccessive, si va avanti, si tratta del metodo Juncker, si va avanti fino al punto di non ritorno e poi quando si è arrivati al punto di non ritorno il bail-in in pratica è stato accettato, introdotto nella normativa, nella legislazione europea e così si va avanti e si adotta il bail-in come sistema di salvataggio delle banche, passando allora da un paradigma che prevedeva il salvataggio dei sistemi bancari a carico degli stati e quindi a carico dei debiti pubblici, ad un paradigma che prevede il salvataggio delle banche a carico dei depositanti, di coloro che hanno depositato in forma varia i loro danari nelle banche, e questo viene individuato come un sistema per tosare ulteriormente la platea dei cittadini europei, appunto attraverso il bail-in, e ridurre l'indebitamento del sistema bancario che è stato forzato, dall'austerità.